Una decina di giorni fa ho partecipato a un evento bellissimo qui dalle mie parti, si chiama Badafest ed è un festival pieno di musica, di arte, insomma. E si raccolgono fondi in quell'occasione per tenere aperto uno sportello di assistenza psicologica dedicato ai giovani, quindi un adolescente, una ragazza, un ragazzo che vivano un momento di travaglio, abbiano bisogno di parlare con uno specialista. Vengono accolti in questo sportello gratuitamente, grazie a questo festival. Bene, siccome uno degli organizzatori è un mio amico, cioè di vecchia data, mi ha chiesto di partecipare, di fare anch'io un piccolo monologo. Allora io volevo fare un monologo dove fossero presenti però i temi che hanno ispirato il festival, quindi l'essere giovani, il problema, la sofferenza dell'adolescenza oggi. Quindi mi sono fatto mettere in contatto con gli psicologi, anzi con le psicologhe, perché poi ho scoperto che erano tutte donne. Che sono legate al festival, a questo sportello. Mi hanno detto delle cose molto interessanti, poi ho cucito insieme questo monologo e ho visto che le persone si emozionavano molto, più di quello che io avrei pensato. C'erano tanti giovani, ma c'erano anche tanti non giovani. C'erano tanti figli, ma c'erano anche tanti genitori. Ed è su questo, in realtà, che verteva il monologo, sul rapporto. Allora, su come sono cambiati i tempi, su come è cambiato l'essere giovani. Allora, pensavo di portare anche qui su YouTube qualcuno di quei concetti. Io mi ricordo molto bene. Io mi ricordo molto bene cos'è stato essere adolescenti per me, per quelli della mia generazione. Noi avevamo una paura molto precisa, molto nitida. Avevamo una paura grande. Diventare come i nostri genitori. È brutto da dire, però noi avevamo il terrore di diventare come i nostri genitori. Avevamo tante paure. Naturalmente, una è quella di diventare nessuno, cioè di sparire nella massa anonima, di non distinguerci, di diventare, insomma, persone insignificanti, come dire, un numero fra tanti, ecco. Ognuno di noi voleva essere unico e solo, solo e unico. Beh, allo stesso tempo, da adolescente, non vuoi, non volevi, almeno allora, essere l'unico che poi rimane solo. L'altro grande timore dell'adolescente è o era questo qui, sentirsi esclusi, essere esclusi. Non c'è un'altra età in cui sei così tanto ossessionato dall'essere unico e solo e così tanto ossessionato dalla paura di essere l'unico che rimane solo. No? Non c'è un'età in cui vieni incalzato da questi due demoni. Contrastanti, non c'è un'età in cui sei contemporaneamente così anticonformista e così conformista. E allora, a volte ci sono reazioni comprensibili, ma un po' confuse magari, no? Cosa facciamo? Andiamo controcorrente tutti insieme, mano nella mano. Ma se andiamo tutti insieme, poi diventa una corrente, l'andare controcorrente, insomma. E queste paure si sintetizzavano, si condensavano nel timore di diventare come i nostri genitori. Io me le ricordo i discorsi che si facevano, che sentivo fare. Se pensi che poi diventeremo come loro fra qualche anno, fra qualche anno ragioneremo come loro, diventeremo come vecchi, parleremo come vecchi, ragioneremo come vecchi, saremo vecchi. Parlando di gente che aveva allora l'età che io ho adesso, no? No, non voglio, no, io non voglio diventare così, no, non voglio diventare così, tutto va non così. Alcuni erano combattivi, alcuni erano rassegnati, capito? La grande paura di diventare come i nostri genitori. Poi ti sentivi non capito, ti sentivi non capito. Allora, una delle cose che era espressione, no? Era prodotta. Da questa smania di essere contro i tuoi genitori, di essere diverso ma uguale, era per esempio la moda giovanile, no? C'erano delle mode, ci sono state per decenni i danchi, i dark, i punk, i metallari, i paninari. Erano cose che comprendevano sia un modo di vestire che una musica, musica antitetica. Indigeribile per i genitori, la musica di cui tuo padre e tua madre dicevano tipicamente: questa non è musica, è rumore. È proprio perché non è musica, è rumore per te che l'ascolto io, no? Ai miei tempi c'era il grunge,
Questo l'ho già detto. Il grunge, com'era il grunge? Il grunge era bellissimo. Il grunge consisteva nell'ascoltare musica grunge e nell'andare vestito come i musicisti grunge, cioè male, male, nel senso, i pantaloni dovevano essere stracciati, le felpe dovevano essere bucate, scolorite, infeltrite, i capelli dovevano essere disordinati, le barbe dovevano essere incolte, tutto così. Tutto così. Più importante era l'occasione, peggio ti dovevi vestire. A Capodanno dovevi andare rovinato. Allora, racconto questo aneddoto, poi entriamo più nel vivo della questione, ma mi ricordo questo Capodanno, non so se io avessi 17 anni, 18, insomma qualcosa del genere. Quindi sono a casa, mi vesto bene, cioè male, vesto male, quindi bene, con le scarpe da ginnastica, i pantaloni stracciati, la camicia malmessa. Mi vede mia madre e viene presa da un moto di angoscia, per cui quasi si mette a piangere. Ma cos'è? A Capodanno dovrei andare così. E perché vai così, Roberto? Perché? Sempre diverso da tutti, sempre strano, sempre strano, sempre diverso da tutti. Sempre diverso da tutti, sempre strano. Allora io, che sono sempre stato in realtà debole da questo punto di vista, cioè faccio fatica a vedere le persone che soffrono per causa mia. No, 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 no. Mi sono tolto i panni, mi sono vestito bene secondo lei. Quindi con la camicia, la giacca, credo, forse addirittura la cravatta. Cioè, mi sono messo un abito consono al capodanno della sua interpretazione, della sua mente. Per non essere sempre strano, sempre diverso da tutti, sempre diverso da tutti. Sempre strano. Dopodiché sono andato nel punto di ritrovo, cioè il bar, e c'erano tutti i miei amici. Con i pantaloni stracciati, con le scarpe da ginnastica bucate, con le felpe infeltrite, con le maglie delle tute da ginnastica, così. E io arrivo in giacca e camicia e cravatta, quindi loro mi vedono, c'è cioè un attimo, non dico di gelo, adesso non dico di gelo, diciamo, dico neanche di imbarazzo, diciamo di perplessità, ecco, di perplessità di questo qui che arriva in giacca e cravatta in un posto dove tutti sono vestiti grunge, finché ruppe il ghiaccio un mio amico, dopo un momento di esitazione, dice: "Vai, merca, grande, così, sempre strano, sempre diverso da tutti". Ecco, questo per dire come proprio sembrava impossibile la comunicazione. Va bene. Ma noi non volevamo diventare come i nostri genitori, ci sentivamo incompresi da loro. Bene. E poi cos'è successo? Cos'è successo? In questa grande smania di non diventare come i nostri genitori, cos'è successo? Che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravi? Siamo stati fortunati? Non lo so, ce l'abbiamo fatta. È un problema? È una tragedia? Non dico che sia una tragedia. È una fortuna. Non è una tragedia, ma è una fortuna. È una cosa da gestire. Cioè, che senso dico che ce l'abbiamo fatta, che non siamo come i nostri genitori? Non siamo come i nostri genitori. Siamo come i nostri figli. Il vestire, se io prendo in mano una fotografia di mio padre, di mia madre alla mia età, loro erano vestiti da adulti. Tu li guardi adesso, fanno specie, sembrano più vecchi di te anche se sono più giovani. Sembra gente in costume. Noi siamo vestiti più o meno come i nostri genitori. Guarda, io ho un braccialetto che mi ha fatto mia figlia, lo sfoggio, lo porto tranquillamente così. Sì, ogni tanto c'è qualche giovane, c'è l'unica stranezza, qui io magari non riesco ad arrivare, alcuni vanno in giro con le ciabatte, quelle da piscina, e con sotto i calzettoni bianchi. Però va bene, dai, al di là di quello, siamo vestiti uguali. La musica, la musica. L'ho detto, era incompatibile la nostra musica con loro, la loro musica con noi. Loro ascoltavano Gianni Morandi, Orietta Berti, noi ascoltavamo i Nirvana, i Pearl Jam, i Pantera. Ah,
Metallica, Chemical Brothers, cose. Non è musica, è rumore. Oggi ascoltiamo tutti la stessa musica. Ma sì, ma dai, ma più o meno ascoltiamo tutti la stessa musica, le hit dell'estate. Ma sì. E poi si mescola tutto, no? Orietta Berti fa il duetto con Fedez, Gianni Morandi fa il duetto con Ravazzi. Sì, e poi non ci sono più cose che dividevano violentemente il mondo degli adulti da quello dei giovani. Io mi ricordo di aver assistito a sceneggiate drammatiche per il tatuaggio. Io non me lo sono mai fatto, ma insomma, ho avuto modo di vedere, di intravedere. No, voglio fare il tatuaggio. No, tu non te lo fai il tatuaggio. Sì, me lo faccio. Quando hai 18 anni, che abiti a casa tua, che con i tuoi soldi ti fai il tatuaggio. Finché abiti in casa mia, non te lo fai il tatuaggio. Allora io vado via. No, sono io che ti caccio, ti digeredo. No, lo faccio di nascosto. No, un dramma per il tatuaggio. Non c'è più. Non c'è. Ma no, oggi c'è il tatuaggio di famiglia. No, è tatuaggio di famiglia. Io conosco degli amici, ho lo stesso tatuaggio, il babbo, la mamma e i figli. Per far capire che siamo una famiglia unita. C'è il tatuaggio di famiglia. Ma in generale, noi genitori siamo più tatuati dei nostri figli. Tanto abbiamo avuto più tempo per tatuarci. Poi abbiamo più soldi per tatuarci. Il giovane con la paghetta settimanale dove va? Noi ci possiamo fare. E poi, i nostri genitori sembravano condurre vite arenate. Arenate, statiche, stagnanti. Ah, noi siamo dinamici, ma scherzi, un quarantenne, un cinquantenne, al giorno d'oggi fa yoga, fa Pilates, fa tennis, fa ginnastica, ma fa bodybuilding, c'ha tutto. Ma tu, ma scherzi, ma certo, poi andiamo alle feste, agli aperitivi, alle cene, certo, perché i 40 sono i nuovi 20. E poi i 45 sono i nuovi 17, ma per non parlare dei 50, che sono i nuovi 15. Noi siamo fighi come i nostri figli. Noi siamo fighi come se fossimo giovani. Noi siamo fighi come se fossimo giovani. E siamo fragili come se fossimo giovani. Siamo precari come se fossimo giovani. Precari nella vita lavorativa. Ma quante persone conosco senza lavoro, che hanno perso il lavoro di recente, a 40 anni, a 50 anni. Siamo precari e instabili nella salute mentale, nell'equilibrio psichico. Ma mi dicevano queste psicologhe, il problema molto spesso è la famiglia. A volte viene un ragazzo, una ragazza da noi, ci parla dei suoi problemi e noi siamo costretti a dirgli. Guarda che tu più o meno sei a posto, tu più o meno sei a posto. Noi più che altro vorremmo parlare con i tuoi genitori, vorremmo dare una mano lì, è lì che c'è da dare una mano. Allora, quando io e quelli della mia età eravamo giovani, i nostri genitori, gli adulti, erano qualcosa che non ci piaceva. Qualcosa da cui allontanarci, ma qualcosa di stabile. Qualcosa di stabile da cui allontanarti. Funzionavano un po' come il muro al limite della piscina. Tu arrivi lì, fai la capriola, appoggi i piedi sul muro e con tutta la tua forza ti dai uno slancio per andartene via nella direzione opposta. Il muro della parete della piscina, qualcosa da cui allontanarti, qualcosa di stabile. Oggi i nostri figli non possono più dirci che siamo qualcosa che non gli piace. Siamo come loro! Siamo come loro! Ci vestiamo uguali, siamo tatuati uguali, siamo in forma come loro, meglio di loro. Ascoltiamo la stessa musica, eccetera. Ma non possono neanche spingere. Cosa fai? Spingi? Cosa spingi? Spacchi tutto, eh? Io c'ho tutto, sono fragile come te. I ragazzi, mi è stato detto questo, sono particolarmente disorientati. L'adolescenza è sempre stata complicata, ma adesso i ragazzi sono più disorientati, non c'è più il muro della piscina, non c'è più quella cosa che
diversa da te, che non ti piaceva, da cui allontanarti. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo capire cosa dobbiamo fare adesso che ce l'abbiamo fatta. Cioè, il problema comincia adesso, perché bisogna fondare una nuova adultità. Bisogna educare una nuova adolescenza, una nuova gioventù. Abbiamo tirato giù il sistema. Adesso ci siamo noi. Quindi è come aver vinto le elezioni, capito? È come aver vinto le elezioni. Tu vinci le elezioni, dal giorno dopo scopri che devi governare. Che l'aver vinto le elezioni non è la fine, è l'inizio. Cioè, le elezioni non sono sport, che tu vinci, ti dà la coppa e torni a casa. No, dopo devi governare. Noi siamo riusciti a non diventare come i nostri genitori. Adesso ci toccherà inventare l'adultità. Ci tocca diventare adulti, se non come i nostri genitori, in un modo diverso, nuovo, che dobbiamo inventare noi, dobbiamo governare noi, per aiutare i giovani di oggi, quelli che hanno adesso l'età che noi avevamo allora, quando abbiamo deciso che non volevamo diventare come i nostri genitori, aiutarli a diventare anche loro adulti. Adulti come noi saremo quando avremo capito come essere adulti, o adulti in un modo loro, nuovo, diverso, che loro stabiliranno. Però si tratta di questo. È una svolta epocale. Siamo in un mondo nuovo e questo ci serve. Questo è quello che ho detto più o meno quella sera. Questo è quello che volevo dire. Anche qui.